Siamo a Cibus 2024 e sono allo stand di Tentazioni Pugliesi, un'altra delle eccellenze del nostro Made in Italy. Stiamo per incontrare Vito Lotito, direttore commerciale. Abbiamo incontrato Tentazioni Pugliesi a Cibus Connect 2023 e li incontriamo oggi all'edizione 2024 di Cibus. Vito, quali sono le referenze che ha Tentazioni Pugliesi? Abbiamo una serie di referenze di linee di prodotto importanti, dalle linee classiche alle linee. Abbiamo una linea di terrali biologici, una linea di terrali speciali, che noi chiamiamo speciali, che vanno sulla linea salutistica, quindi dove la nostra referenza d'eccellenza è il multicereali, il tarallino integrale. Poi chiaramente abbiamo agganciato anche altre linee di prodotto, sempre puntando sulla qualità, sulla scelta dei fornitori e delle materie prime. Quindi il prodotto per eccellenza di Tentazioni Pugliesi è proprio il tarallo, declinato in tutte le possibili modalità, considerando che utilizza materie prime di altissima qualità ma di varia natura, quindi farine multicereali piuttosto che integrali, grano arso. Anche perché c'è da dire che Tentazioni Pugliesi è molto attenta anche al discorso salute, quindi la produzione, la materia prima impiegata nella produzione dei taralli è sempre una materia prima sì di altissima qualità, ma concepita proprio per avere un prodotto friabile, piacevole al sapore, ma anche di facile digeribilità. Assolutamente, l'alta digeribilità del prodotto è un passaggio fondamentale, soprattutto anche con l'utilizzo dell'olio extravergine di oliva locale nostro. Tutto made in Italy. Tutto made in Italy. Entriamo un attimo nel merito di questa edizione di Cibus. Voi so che avete un'importante novità che state proponendo al mercato. Sì, stiamo andando a completare la nostra linea di prodotti salutistici e abbiamo studiato in collaborazione con la Circular Fiber un nuovo tarallo che viene prodotto anche con farina di carciofi, quindi avrà delle proprietà organolettiche importanti, quindi ricco di fibre, di proteine, basso contenuto glicemico, alta digeribilità come prima e chiaramente sostenibile, perché questa farina viene prodotta dagli scarti industriali dei carciofi. E anche in questo caso Tentazioni Pugliesi sintetizza tre importanti valori per l'azienda: l'innovazione, la sostenibilità e l'attenzione a quello che è il concetto di salute. Come sta andando, Vito, questa edizione di Cibus? Ricordiamo che voi siete degli habitué, non partecipate soltanto a Cibus, diciamolo, voi siete anche degli esportatori, siete infatti reduci da Anura. Come sta andando questa edizione di Cibus? Sta andando abbastanza bene, c'è parecchia attenzione, soprattutto sull'innovazione dei prodotti, e vedo anche molti contatti a livello di estero, quindi importatori, anche sull'Italia si sta lavorando parecchio. Quindi c'è parecchio movimento, detto in gergo nostro commerciale. Molto movimento e un pubblico internazionale. Molto internazionale, sì. Siamo quindi alla penultima giornata, ci ritroveremo quindi domani per tirare le somme di quella che è l'edizione 24 di Cibus. Grazie Vito e grazie a Tentazioni Pugliesi.